benvenuti al punto quotidiano di informazione dal Festival dello Sviluppo Sostenibile. I centinaia di eventi dall'Italia e dal resto del mondo che vi raccontiamo. Partiamo dunque oggi da qui, dal Palazzo delle Esposizioni di Roma. Parliamo di lotta a povertà e disuguaglianze. Più straordinaria è che il paese è molto meglio messo di altri nella condizione di fare una transizione ecologica giusta, perché è un paese, ci dicono le statistiche internazionali, un lavoro dell'Oxford University Press, è il paese dopo la Germania meglio messo per realizzare la transizione ecologica. Non cogliere questa opportunità sarebbe profondamente sbagliato. Oggi abbiamo parlato di questo e abbiamo visto che si può fare. Ci sono territori che sperimentano soluzioni per una transizione ecologica inclusiva, da Trieste a Messina, da Napoli a Padova, un confronto per raccontare le esperienze che provano a coniugare giustizia ambientale e sociale. Spesso la politica racconta un paese che è indietro sul fronte della transizione ecologica, invece c'è un pezzo d'Italia che su questo sta correndo. Il grande rischio è che però questo pezzo della società civile pensi di poter fare a meno della politica. Ecco, c'è invece bisogno di un'alleanza tra pubblico, privato, associazioni, imprese. Cruciale il ruolo della comunicazione per coinvolgere maggiormente i cittadini. C'è bisogno di, come dire, di un'informazione che arrivi in maniera anche molto semplice, in modo che le persone con dei piccoli cambiamenti nel quotidiano possano poi in realtà poi tutti insieme riuscire a ottenere dei grandi cambiamenti. L'evoluzione normativa europea sulla finanza sostenibile e il relativo impatto sulle imprese. Nel dibattito a cura dei gruppi di lavoro ASVIS, Finanza e Patto di Milano, un focus in particolare su Next Generation EU e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È in questo contesto che l'idea di definire ciò che è sostenibile da ciò che non lo è, per evitare dispersione di capitali o addirittura avere fenomeni di ostacolo al cambiamento e avere un linguaggio comune e mitigare fenomeni che hanno già citato i colleghi di green e social washing, è in questo contesto che si inserisce la tassonomia. Perché se da una parte già dal 2018 con l'Action Plan on Financing Sustainable Growth la Commissione europea ha definito con chiarezza dove dovranno andare i mercati nei prossimi anni, dall'altra l'adozione dei piani nazionali per la ripartenza apre la discussione su temi quali l'efficienza della pubblica amministrazione negli investimenti e la governance dei diversi livelli di governo. Investimenti che guardano al mondo ESG, lasciatemi dire, anche con una logica leggermente diversa. Se sempre il focus principale è stato originariamente sulla parte della E e quindi sulla parte più ambientale, di environmental, credo che ci siano oggi delle tematiche molto più rilevanti anche sugli aspetti social e governance. Grande attenzione sulla capacità del sistema economico di moltiplicare gli effetti del PNRR anche attraverso l'interazione tra finanza pubblica e privata e la capacità delle piccole e medie imprese di beneficiare degli incentivi e delle riforme in programma. Lo spazio pubblico diventa responsabilità collettiva. Raccogli e scatta, Operazione Comune Pulito, è un progetto di coinvolgimento della cittadinanza che unisce nuovi linguaggi e cura dei luoghi che ci circondano. Insieme alle attività di raccolta rifiuti, infatti, i partecipanti scatteranno fotografie che saranno poi inserite in una mappa virtuale condivisa per una vera e piena valorizzazione del territorio. Al via, in Italia e in Francia, l'iniziativa corale e aggregativa per tutte le età, promossa da Recycle, associazione attiva nella diffusione della cultura del riciclo. Un nuovo sciame di api trova casa all'ambasciata d'Italia in Australia. Dopo la creazione di un primo apiario lo scorso 20 maggio, il nuovo alveare vuole ricordare la collaborazione con il Forum Youth for Climate di Milano, animato da 400 giovani delegati provenienti da tutto il mondo in vista della COP26 di Glasgow. Le api sono indispensabili per la biodiversità e la salute degli ecosistemi, ma rischiano seriamente l'estinzione a causa di pratiche agricole intensive, uso di prodotti chimici e cambiamento climatico. Qui a Canberra la protezione dei pollinatori è un tema molto, molto sentito dalla comunità canberrana e internazionale, e l'Italia è uno dei vari paesi che ha aderito a questo progetto. Un simbolo
ma anche un'azione ancora una volta concreta a sostegno e a protezione dell'ambiente. E ora alcuni dei prossimi appuntamenti. Si parte alle 9.30 dal Palazzo delle Esposizioni di Roma con il secondo evento del segretariato ASVIS. Testimonianze e proposte per una ripresa globale in linea con l'Agenda 2030. L'Università di Padova inaugura un centro multidisciplinare per lo studio della Circular Economy. A Sardara, provincia del Medio Campidano, un percorso escursionistico ispirato al rapporto tra la comunità locale e l'elemento acqua. A Taranto, dibattito sulle relazioni complesse tra territorio urbano e campagna.